Tisano Reica 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisano Reica 2. I prodotti Tisano Reica 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisano Reica 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisano Reica 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.it. Ivan Cottini, l'ex modello di Urbani e Voto Aism, che ci ha abituati ai colpi di scena che lo hanno reso famoso per il suo impegno anche al di fuori dei confini regionali. Un volto e una storia di grande forza e determinazione, segnate dall'imperativo di non arrendersi mai. Forse è questo che ha spinto i ragazzi dell'Istituto Olivetti di Fano ad inserirlo all'interno del progetto voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione, Crescere Cittadini. Che gli studenti mi hanno cercato e voluto per questo progetto giornalistico e sul quale puntare con la mia storia. Ho avuto un calore dai ragazzi, mi sembrava proprio di essere anche un ritornato studente e essere uno di loro. Tanto l'entusiasmo per i ragazzi e la dirigente scolastica Anna Gennari dell'Istituto Olivetti, mentre con l'assessore alla cultura e alle politiche sociali del Comune di Fano, Marina Barnisi, potrebbe nascere un progetto da esportare in tutte le scuole della Città della Fortuna. Ma è ancora tutto work in progress. Un commento che ci vorrebbero tanti più altri incontri come quello di oggi con i ragazzi, perché noi il futuro lo lasciamo in mano a loro e dobbiamo aiutarli il più possibile nel preparare la loro mente e il loro futuro a cambiare le cose. Per la realizzazione del progetto ministeriale i ragazzi hanno pensato di intervistare in puro Iene style Ivan Cottini. Un Ivan nella prima intervista non affetto da sclerosi multipla, invece la seconda intervista Ivan quello che conosciamo tutti. Noi vi proponiamo un piccolo estrapolato. Hai qualche domanda? Andate pure. Come ti chiami? Ivan. Soprannome? Cotto. Quanti anni hai? 31. Dove vivi? A Milano. Con chi vivi? Con le mie compagne donne. Sei fidanzato? No. A cosa pensi appena ti svegli? La figa. Professione? Modello. Hai dei tatuaggi? Tanti. Svegliatevi e incominciate a farmi fumare i coglioni. I giovani e la salute, cosa ne pensi? Non ho capito. I giovani e la salute, cosa ne pensi? È un binomio che non funziona oggi. Sei stato sincero in tutte le risposte? Credo proprio di sì. Faccio un saluto. Ciao amici! Geni a Pesaro Urbino arriva anche a Piobbico, grazie alla collaborazione stretta con lo studio commerciale Elda. Un'economia che cambia e le prime luci di una ripresa. Importante non lasciare sole le aree interne. Il taglio del nastro del nuovo sportello in via Santa Maria numero 6. Segno della vicinanza dell'associazione a tutto il territorio. Noi in questi mesi, a dimostrazione di ciò, stiamo riorganizzando in maniera molto importante tutto l'entroterra,
con una riorganizzazione vera, effettiva dei nostri uffici in tutta l'area territoriale nell'ambito di Urbino, e il fatto che stiamo riorganizzando gli uffici già esistenti e aprendo nuovi recapiti come questo di Piobico in collaborazione con uno studio di consulenza che è storicamente riconosciuto molto serio qui a Piobico, devo dire la verità, ci dà una grandissima soddisfazione. È una modalità vera di essere al fianco degli artigiani anche nella parte più remota della nostra provincia, dove c'è comunque tantissimo valore, ci sono aziende importanti, ci sono comunque aziende che hanno secondo me una grande valenza e che vanno aiutate nel percorso, soprattutto in questi anni da qui al futuro, perché la crisi è stata lunga e dura, ma noi vogliamo pensare al futuro e vogliamo pensarci in maniera positiva. Offrire consulenza, servizi e fare promozione è la mission della CNA Pesarese, che con l'apertura dello sportello nel paese dei Brutti è in grado di offrire un servizio capillare dall'entroterra alla costa. Questo era un territorio che non presidiavamo a sufficienza. Il tutto rientra in una logica in cui la CNA si dà meno uffici sul territorio CNA, ma più forti, più strutturati, più pronti e in grado di dare risposte a tutto tondo, e più punti di appoggio come questo qui di Piobico, nel quale la nostra azione sarà parallela a quella dello studio commerciale che ci ospita. Quindi noi daremo i nostri servizi speciali, chiaramente in un rapporto di rispetto con la struttura commerciale che si ospita, questo per il vantaggio delle imprese che si sono già associate, che si associeranno con noi, del territorio, consapevoli che possiamo fare bene, possiamo dare i servizi anche in questa zona. Noi siamo presenti ad Apecchio, siamo presenti alla Qualagna, ci mancava un recapito in questo territorio, siamo ben felici di esserci. Tutte le informazioni per iscriversi o per chiedere consulenza si può contattare lo studio ELO oppure la CNA di Pesaro? Assolutamente sì, qui sarà un punto di recapito presso il quale si possono trovare le informazioni che servono. Noi saremo presenti anche con delle presenze per quanto riguarda il credito, per esempio. Quindi un punto di ritrovo importante per il territorio, che saprà dare le risposte che le imprese hanno bisogno, ma naturalmente noi rispondiamo come sempre e da sempre anche dalle sedi centrali. Si dice onorato Giorgio Mochi, primo cittadino di Piobico, poco più di 2000 anime per l'arrivo della Confederazione degli Artigianati nel suo comune, dove sorgono 172 aziende e la cui economia si basa sull'artigianato, acciaio e turismo. In un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, avere un'associazione che si insedia nel nostro entroterra per noi è una cosa molto importante, grazie alla CNA che appoggiandosi su un ufficio già presente nel nostro territorio dimostra l'attaccamento all'entroterra. Speriamo che naturalmente tutto, anche l'economia riprenda, di modo che possa svilupparsi anche il settore dell'artigianato e del commercio, supportati da un'associazione importante come la CNA. Sono tanti gli eventi che fa la CNA, la promozione durante l'anno, ma l'economia di Piobico su cosa si basa principalmente? L'economia di Piobico si basa principalmente sull'artigianato, il commercio, parte di terziario, ma molto importante l'artigianato. Abbiamo sostituito, diciamo, il settore del restauro, quindi edile, delle costruzioni in crisi, e si è sviluppato il settore della metallurgia, in particolare dell'acciaio inox, cosa molto importante che sta segnando nel nostro territorio un momento molto importante. Adesso si è vestito, vi garantisco che era nudo, nudissimo. Allora, primo posto? Primo posto, mi sono divertito tantissimo, una manifestazione originale, molto carina. È un peccato che, da come ho capito, è 100 anni forse che non la facevano più,
E sicuramente il prossimo anno si ripeterà, perché è veramente divertente. Non mi aspettavo che poi c'era tutto questo pubblico. Quindi... pubblico, beh, sai, le donne di sicuro c'erano. Di dove sei e come ti chiami? Sono di Senigallia, qua c'ho anche il mio presidente, che sono e corro per l'Atletica Senigallia. Alla Colle Marathon che hanno organizzato questa manifestazione. Proprio riuscita alla grande. Se poi pensiamo che aveva origini antichissime, è ancora più bella, è ancora più entusiasmante. C'è stato freddo? Allora, più che altro prima della partenza, poi siamo partiti talmente veloce che poi ti scaldi, quindi durante la gara no, proprio prima della partenza sì, perché comunque sono pochi gradi, correre nudi non è proprio il massimo. Grande partecipazione femminile, io direi. Questa è stata simpaticissima, una cosa molto curiosa. Ecco, mi fa piacere sentirlo dire da una donna, perché molti erano titubanti, ma altri uomini, era solamente un pretesto per poter partire ma così. Certamente, la goliardia prima di tutto, e penso che questa cosa sia stata fatta proprio in nome della goliardia. E credo che l'abbiano recepita appunto nel modo giusto. Penso proprio di sì, ma soprattutto la soddisfazione dei ragazzi delle varie squadre, no? Tutti contenti, e detto mi raccomando il prossimo anno, quindi sicuramente avrà un proseguio e siamo molto molto soddisfatti di questo. Riprendiamo ancora fiato per qualche minuto e poi Cubana Extreme torna ad animare la situazione, e lo sai, guardi di lungo. Vogliamo vedere tutti i presenti, tutta quanta la gente deve ballare, perché fuori fa freddo, ma Cubana Extreme è qui per portare il sole. La signora Maria mi ha detto che è un po' confusa perché c'è tanta gente, è vero? Ringrazio tutti, speriamo che ci lasciano portare che potete portare. Grazie. Grazie Maria. Signora Maria ha detto, lo dico ad alta voce per chi non ha sentito, speriamo che ci lascino questo ospedale per il bene di tutti, per i grandi e piccini. Lei signora questo ospedale l'ha visto nascere? Sì. È una parte. Una parte sì, l'ha visto nascere. Era un bello ospedale una volta? Nel 38.